Fred Pin Radio, sono Chiara Nicoletti, siamo alla 73esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Fred è la radio internazionale partner della mostra. Do il benvenuto a Matilda Lutz, Brando Pacitto, i protagonisti dell'Estate addosso di Gabriele Muccino. Benvenuti. Grazie. Grazie. Allora ragazzi, innanzitutto raccontatemi come è iniziato tutto. Ho parlato con Gabriele che mi diceva che i giovani attori italiani sono stati abituati, sono cresciuti con i film senza vederli doppiati, tutto, hanno una capacità diversa rispetto alle generazioni che sono venute prima, e quindi lui si è completamente affidato a voi. Quindi raccontatemi come è iniziata. Cioè sono completamente d'accordo con Gabriele innanzitutto. Credo che i ragazzi comunque della nostra età adesso non guardino più i film doppiati, è arrivato Netflix, quindi si riescono anche a vedere i film in lingua originale molto più che prima. Poi io parlo per me, sono metà americana, mio padre vive negli Stati Uniti, io mi sono trasferita 3 anni fa a Los Angeles, quindi per me adesso è già difficile parlare italiano perché ogni tanto mi dimentico le parole. Però sì, è stata un'esperienza bellissima. E soprattutto il fatto di, appunto, mia mamma italiana e mio padre americano, quindi è stato bello il fatto di poter recitare in tutte e due le mie lingue, madrelingua. E basta. Io, nella maniera più classica di tutte, cioè, ho fatto il primo provino e il giorno dopo, tipo, mi chiamano la gente, mi fa: guarda, ti vorrebbe incontrare Gabriele. Faccio: ah, figata, cioè, è passato. Guarda, sì, dovresti prendere un aereo per New York tra 2 ore. Ho fatto: cosa? Quindi c'è, cioè, già quell'impatto lì, cioè l'andare in America a fare un provino, la mia prima volta in America, non ero mai stato. E quindi è iniziata così, e poi è proseguita nel migliore dei modi. Come vi ha descritto il film Gabriele? Cosa vi ha colpito dei vostri personaggi? Cosa vi ha interessato che vi ha fatto decidere che questo era un film che volevate fare? Credo di avere molto di Maria, del mio personaggio. Ho deciso io stessa 3 anni fa, appunto, di buttarmi, di trasferirmi negli Stati Uniti, come ovviamente lei non si vuole trasferire, vuole andare solo per un'esperienza, per un viaggio, per capire un po' che cosa ne sarà del suo futuro. Però credo di, appunto, la cosa che mi ha colpito di più è il fatto di dire di sì. Credo ci sia sempre nella vita un momento in cui si è un po' persi e bisogna dire di sì alle cose per poi sperimentare delle cose nuove, delle persone nuove, dei luoghi nuovi, per poi capire un po' se stessi anche. Per esempio, per me credo il parallelismo, cioè, tra quello che ho vissuto, cioè, nella mia vita reale durante le riprese del film e la storia di Marco. Cioè, per esempio, io ho fatto nel film, raccontano che io faccio l'esame di maturità e mentre giravo io stavo facendo l'esame di maturità, cioè, quindi la mattina scuola, test, tesina, cose. E questo poi, cioè, anche il forte senso, cioè, la forte sensibilità, no, di Marco, il pensare, no, al futuro, il pensare alla vita, alla morte, al significato di tutte queste grandi, no, incognite, no? Perché poi alla fine ci pensi, ma non esiste una risposta, no? E io pure sono una persona che pensa forse troppo delle volte, quindi c'è un gran parallelismo tra quella che è stata la mia vita in quel periodo e quella che è la vita di Marco. E quindi forse siamo la stessa persona, non so. Quindi la tua estate del cambiamento è stata quella in cui hai girato? Sì, cioè, per me è stato tutto quello che ho vissuto in quel periodo, è stata una rivoluzione, una rivelazione. Cioè, sono riuscito, grazie a Gabriele, a fare delle cose, a tirare fuori delle cose da me, che io ero una persona piuttosto che dire una cosa implodeva, cioè mi tenevo tutto dentro, invece grazie a lui sono riuscito a sfogarmi, no? A fare delle scene dove urlavo, e quindi sì, questo. Per me è stato, vabbè, il viaggio in sé è stato bellissimo e credo che sia stato forse il fattore maggiore che ha creato poi la chimica che noi abbiamo poi sul set, perché appunto stando nello stesso hotel, andando a cena tutte le sere insieme,
appunto si è creata quella relazione che poi siamo riusciti a trasmettere anche poi nel film, spero. Matilda Luz, Brando Pacitto, grazie mille per essere stati qui con noi su Fright Film Radio, in bocca al lupo per l'estate addosso di Gabriele Muccino. Grazie.